Ha aperto i battenti con la consueta parata inaugurale la 44esima edizione della Coppa Inter Amnia a Teramo. I colori, l'allegria e l'entusiasmo di tutte le delegazioni hanno acceso il centro storico della città, dando il là alla settimana di uno dei più importanti e longevi tornei giovanili di pallamano. Questa volta però con una variazione obbligatoria, il percorso della sfilata, modificato gioco forza a causa dei lavori a Corso San Giorgio. Così le squadre sono partite da Largo Madonna delle Grazie per poi dirigersi verso il centro attraverso Corso dei Michetti, Corso Cerulli e Piazza Orsini per arrivare infine a Piazza Martiri della Libertà attraverso Via della Verdura. Poco prima della sfilata a intrattenere il pubblico sono stati gli sbandieratori della giostra cavalleresca di Sulmona e gli attori della Compagnia dei Folli che hanno rappresentato il loro ultimo spettacolo, l'Incanto. Alla 44esima Coppa Inter Amnia non ha preso parte l'Unite World Team, squadra composta da studenti provenienti da tutto il mondo. Alcune lungaggini burocratiche infatti hanno creato problemi nel rilascio dei visti, presenti i soli ragazzi lituani ma in numero non sufficiente a prendere parte alla manifestazione, negati i visti anche per la squadra iraniana dell'Isfahan University e la algerina Ruto University. Già da oggi si svilupperà il calendario delle partite sul campo allestito sempre a Piazza Martiri, dove gli incontri si disputeranno fino alle ore 23. La manifestazione sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali, tra i quali l'elezione di Miss e Mister Coppa Inter Amnia sabato sera, organizzata dal consigliere comunale Guido Campana.